riapre dopo l'emergenza sanitaria a Firenze il Museo Archeologico Nazionale. Si tratta del più grande museo archeologico d'Italia a nord di Roma. Conserva un'importante raccolta di reperti etruschi provenienti dalla Toscana, dall'Umbria e dall'Alto Lazio e vanta la più grande e importante raccolta di arte egizia in Italia dopo quella del Museo Egizio di Torino. Se a Torino il Museo Egizio è il più importante museo dedicato all'Egitto in Italia, Firenze non è da meno. Siamo nella sezione egizia del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, parte della direzione regionale Musei della Toscana. Quello che ancora noi chiamiamo Museo Egizio, con la dizione voluta nel 1855 da Leopoldo II di Toscana, è la seconda collezione per quantità e per importanza di reperti egiziani presenti nei musei italiani. In questo senso è quindi una sorpresa forse per molti, all'interno di un museo, l'Archeologico Nazionale di Firenze, che fa di Firenze una capitale dell'archeologia italiana. Anche questo poco noto, Firenze è nota soprattutto per l'arte medievale e rinascimentale, ma possiede un museo archeologico importantissimo in Italia che vale la pena di visitare. Uniche di fama mondiale le opere d'arte greca e romana, alcune provenienti dalle collezioni dei Medici e dei Lorena. Le raccolte del museo sono tra le più prestigiose del mondo. Tra i vertici si segnalano il vaso Françoise del 570 a.C. circa, capolavoro della ceramografia greca, uno dei più grandi crateri a volute attici a noi pervenuto, decorato con 270 figure mitologiche. E ancora le celebri sculture di bronzo della Chimera di Arezzo, mostro mitologico dal corpo multiforme con testa di leone, capra e coda di serpente del 400 a.C. circa, il vicino arringatore del 150-100 a.C., la Minerva di Arezzo e l'idolino di Pesaro. Un originale etrusco del 400 circa a.C., probabilmente con influssi dell'arte meridionale, della Magna Grecia, e con la famosa iscrizione sulla zampa destra, Timskvil, dono votivo, l'ancor più celebre coda integrata da Francesco Carradori nel 1784, accanto la famosa statua dell'arringatore. È un personaggio di rango elevato, Avle Meteli, lo sappiamo dall'iscrizione onoraria incisa sulla veste, in latino Aulus Metellus sarebbe, cioè Aulo Metello, è dunque un membro dell'aristocrazia etrusca della zona fra Chiusi e Cortona e di questi giorni la scoperta definitiva della sua provenienza da Pila in Umbria, presso il lago Trasimeno, vestito però alla romana. In questa prima fase, dopo il lockdown, saranno aperte la sezione topografica etrusca, la sezione delle sculture etrusche in bronzo e pietra, la sezione egizia e, con ingressi contingentati, anche il monetiere. Una delle raccolte pubbliche di monete più grandi d'Italia, con un tesoretto di splendidi fiorini d'oro 24 carati che raffigurano su un lato il giglio, fiore simbolo della città di Firenze, e sull'altra il protettore San Giovanni.